Dopo una lunga escursione di 10 ore in montagna, finalmente ho ritrovato gli amici del Cerreto e adesso gli faccio una sorpresa. Seguitemi perché ne vedrete delle belle. Come vi dicevo, continuano questi tour meravigliosi, escursioni, passeggiate, ma soprattutto tanto divertimento e saremo ovviamente a contatto con la natura. Sì, la prossima escursione che stiamo organizzando è una delle più lunghe che facciamo di solito durante l'anno. Partiamo da Angria e arriviamo nella Valle delle Ferriere ad Amalfi, dove là ci sono delle cascate di oltre 30 metri che si possono ammirare e si possono avere contatto con la natura. Ecco, allora io sono pronta appunto a partire con voi, con gli amici del Cerreto, perché siete briosissimi. Sicuramente sì. Ripeto, tutte le domeniche lo facciamo sempre con tanto entusiasmo, con tanta passione e siamo lieti di poterti invitare a questa nostra escursione domenicale, ovviamente. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me. Ma noi dobbiamo invitare proprio tutti, perché non tutti conoscono gli amici del Cerreto, però è interessante soprattutto la vostra iniziativa, quella di radunare un po' tutte le persone, non solo gli anziani ma anche i giovani. Sì, sì, possono entrare tutti gli amici del Cerreto. Ecco, allora, un'escursione in particolare che tu ricordi che insomma ti ha reso anche felice, perché poi sei tornato a casa insomma anche più carico. Angri Positano, 32 persone. Ecco, ma quanto tempo avete impiegato per questa passeggiata? 10 ore. 10 ore, ecco. E in quelle ore che cosa avete fatto? Tutto, abbiamo mangiato, colazione, camminato. In generale di tutto di più, insomma, quindi chiunque voglia venire, il divertimento è assicurato. Sì, le porte sono aperte a tutti. Ecco, allora diamo ancora una volta un appuntamento per chi voglia appunto venire con voi. La domenica mattina sotto al cancello di Monte Taccaro alle 6:30. O possono venire da me in piazza Don Enrico Smaldone. Io ci sarò, i telespettatori ci saranno e quindi partiamo? Sì, partiamo. Zaino e poi ovviamente tanto brio. Degli amici del Cerreto. Sì, mi sento molto fortunato di conoscere queste persone, ma anche altri gruppi ad Angri che hanno questa passione per la montagna. Mi sento fortunato perché noi siamo in una delle zone più belle, non dico d'Italia, ma al mondo, con questi monti lattari, circondati dal mare, quindi si hanno delle visioni, si vedono delle cose da lì sopra che purtroppo non tutti conoscono, nonostante sono pochi, diciamo, le persone, a parte questi gruppi, che conoscono le nostre montagne, diciamo nostre perché me le sento anche mie, ed è un peccato perché abbiamo qua delle cose veramente bellissime. Poi per quanto riguarda un po' la toponomastica, io sono all'inizio di questa esperienza con loro sono veramente dei bravi, delle brave guide, degli escursionisti molto, molto seri e molto preparati, e quindi io mi aggrego a loro per apprendere, per capire, per conoscere il sentiero, per poter vedere questa natura che è una cosa meravigliosa, perché peccato che sono pochi i gruppi che fanno queste cose qui. Purtroppo io ti ripeto, mi dispiace per gli altri, ma è una cosa molto positiva, ecco, di vedere. E tra l'altro, insomma, andando proprio a fare queste escursioni è importante anche fotografare. Tutte queste fotografie le possiamo anche ritrovare proprio su questo account di Facebook. Sì, però sono Antonio, però non è che sono solo io a fare le foto, ma siamo quasi tutti che immortaliamo questi momenti bellissimi che trascorsi in natura e in montagna. Quindi chiunque di noi ha una macchina fotografica immortale, il momento più bello, il posto più bello, perché poi riusciamo a far vedere
se vedete su Facebook, delle foto veramente bellissime che ognuno di noi non sa nemmeno che esistono quei posti, con delle volte con il Vesuvio dietro, con il Golfo di Napoli, altre volte si vede addirittura Ischia. Quando è una bella giornata riusciamo a vedere anche dalle foto, si vede Ischia, quindi sono dei momenti bellissimi da partecipare, quindi chiunque di voi è intenzionato a partecipare insieme con noi, aperto a tutto, si può trovare ogni domenica mattina alle 6:30, quando logicamente non piove, e venire con noi a fare questa esperienza, un'escursione che è veramente bellissima, a contatto con la natura, a capire tante cose, perché se si viene si conosce veramente che cos'è la natura e a rispettarla. Però in realtà è una bella esperienza da fare. Chi la farà per la prima volta sicuramente continuerà a farle anche successivamente, perché poi viene attratto dalla natura, soprattutto poi dalle amicizie, dalle persone che ci stanno, perché poi si parla, si colloquia, anche se non si conoscono. Comunque si crea un feeling subito tra le persone e poi c'è sincerità quando si fanno queste escursioni. Nel vostro zaino? La prima cosa acqua, sinceramente, poi frutta per quando ci fermiamo, diciamo, tipo a 1000 metri, mangiamo un po' di frutta, un po' d'acqua, diciamo un ricambio, perché comunque si suda e quindi ci vuole per forza, giusto per evitare di prendere un piccolo raffreddore, diciamo. Ci siamo accorti pure su questo. Ma adesso, dopo questa cena a base di tutte queste meraviglie gustosissime, domani andrete, grazie, ma domani andiamo a fare una grande escursione? Domani no, perché dobbiamo lavorare tutti, penso, ma domenica senz'altro, anzi sabato e domenica. Movimentiamoci, perché briosamente io e tutti i telespettatori andremo proprio con loro a fare questa grandissima escursione ed una passeggiata con gli amici del Cerreto.